Bene, buonasera a tutti e a tutte. Si tratta, come diceva Ines, di un ciclo che pensiamo di fare sul marxismo, un ciclo di base, di formazione, di base, di formazione, informazione. Oggi è la prima giornata, pensiamo di occuparci in generale di Marx e Engels per inquadrare un po' la loro vita, chi erano. In seguito approfondiremo meglio nelle prossime riunioni il loro pensiero e la loro azione. Marx ha scritto in un testo secondario di scarsa importanza una cosa tuttavia importante, cioè che il marxismo, il socialismo scientifico, deriva da tre fonti. Questa espressione è poi è stata ripresa anche da Lenin, mi sembra anche nel libretto che avete letto, comunque in vari testi. Quali erano queste tre fonti? Marx in primo luogo intendeva dire che il marxismo non nasce dal nulla, nasce appunto da queste tre fonti che per lui erano la filosofia tedesca, e in particolare due filosofi importanti, Hegel e Feuerbach, l'economia inglese, in particolare alcuni economisti importanti come Smith, Ricardo, e il socialismo francese. Con questo intendeva dire la grande storia delle rivoluzioni che ci sono state in Francia dalla fine del Settecento e poi per tutto l'Ottocento. Queste sono le tre fonti, secondo Marx, a cui si abbeverava in qualche modo il pensiero marxista, da cui derivava il pensiero marxista. La prima cosa penso sia utile ricordarci in che periodo hanno vissuto Marx ed Engels, per quanto suppongo che tutti lo sappiate, qualcosa si studia a scuola, anche se molto brevemente, credo qualche paginetta sui manuali di storia viene dedicata anche a Marx ed Engels, in genere alla pari o un po' meno di quella che viene dedicata a filosofi che, a differenza di Marx e Engels, in realtà non hanno lasciato nella storia dell'umanità nessuna traccia se non i loro scritti. In genere a questi filosofi, nelle scuole borghesi, ovviamente, viene dedicato molto più spazio, molto più tempo. E poi c'è qualche paginetta su questi due signori, Marx ed Engels. Marx ed Engels sono vissuti, come è noto, appunto nell'Ottocento. Marx è nato nel 1818, lo dico giusto per inquadrare un po' il periodo. Engels è nato un paio d'anni dopo, nel 1820. Infatti quest'anno ricordiamo, celebriamo, almeno noi marxisti, i 200 anni dalla nascita di Engels. Marx è poi morto una dozzina d'anni prima di Engels, è morto nel 1883, mentre Engels gli è sopravvissuto di altri 12 anni, appunto fino al 1895. Marx proveniva da una famiglia piccolo-borghese della Renania e aveva iniziato i suoi studi universitari come studente di legge, perché il padre voleva che facesse l'avvocato. Poi in realtà il padre muore, Marx decide di cambiare il corso dei suoi studi e si mette a studiare filosofia. Si laureerà con una tesi sugli atomisti greci. Engels era invece figlio di una famiglia di ricchi industriali della Ruhr, che avevano fabbriche anche in Gran Bretagna, in particolare a Manchester. E Engels, a differenza di Marx, non completa il ciclo di studi, non finisce di studiare all'università, lascia gli studi per andare come impiegato nell'azienda di famiglia. Come sapete, sono una strana coppia questi due, perché in genere i loro nomi vengono associati, giustamente associati. È difficile sentire parlare di Marx soltanto, si parla in genere di Marx ed Engels. E questa cosa ha un motivo che cercheremo di indagare brevemente.
Questi due giovani si incontrano una prima volta a Colonia nel 1842, però non si risultano molto simpatici in questo primo incontro. E poi si incontrano invece e hanno modo di conoscersi meglio una seconda volta un paio d'anni dopo a Parigi. Marx nel frattempo si era spostato appunto a Parigi, Engels passa di lì, siamo nel settembre, mi pare, del 1844, e da qua inizia questa 40 anni di un'amicizia straordinaria, che sono un po' più di un'amicizia, in realtà è una vera e propria simbiosi intellettuale. Perché parlo di simbiosi intellettuale? Nel senso che è molto difficile, se noi guardiamo gli scritti di Marx e di Engels, capire e sapere che cosa ha scritto l'uno, che cosa ha scritto l'altro. In primo luogo perché hanno elaborato dal 1844 in poi tutto insieme. Tutti i testi che hanno scritto li hanno scritti di fatto insieme. Non solo, ci sono dei testi scritti da Marx che però sono stati firmati da entrambi. Il più famoso di questi è il Manifesto, Manifesto del Partito Comunista, Manifesto del 1848, porta sul frontespizio il nome di Marx e Engels, ma in realtà l'ha scritto il solo Marx fra la fine di gennaio e inizio di febbraio del 1848. Poi ci sono dei testi che sono stati scritti da Engels e che tuttavia portano la sola firma di Marx. Ad esempio, per mantenersi per un periodo, Marx, per un lungo periodo, ha scritto centinaia di articoli per la New York Tribune, che era uno dei più importanti giornali statunitensi. Per tutti gli anni 50, di fatto, ha scritto articoli, quasi 500 articoli, che portano tutti la sua firma, però una gran parte di questi li ha scritti Engels, perché Marx era impegnato in altre attività e quindi Engels lo aiutava in questo modo. Poi ci sono dei testi che sono firmati da Marx, ma che sono stati in realtà completati o in parte scritti o riscritti quasi integralmente da Engels. Vi faccio l'esempio più importante, Il Capitale, questo libro importantissimo, che tutti in qualche modo hanno sentito nominare, anche se non molti lo hanno letto. E in realtà era un libro, nel piano iniziale erano previsti sei volumi. Ne usciranno solo tre, e solo il primo uscirà durante la vita di Marx nel 1867. Marx ci mette quasi 15 anni per scriverlo, 15 anni di studi, continua a rinviarne la pubblicazione, sollecitato da Engels che gli diceva smettila di fare ricerche, pubblichiamo questo libro perché è importante. In realtà lo pubblica solo nel 1867 e poi va avanti a lavorare agli altri volumi, però muore prima, muore nell'83 e quindi non li completa. E sarà Engels a completarli dopo la morte di Marx e a pubblicarli. Il secondo volume del Capitale verrà pubblicato nel 1885, il terzo nel 1894. In realtà il secondo e il terzo volume del Capitale sono stati in gran parte scritti da Engels, anche se portano la sola firma di Marx, nel senso che quando Marx è morto, Engels è andato a rovistare fra le carte di Marx e ha scoperto che il lavoro era molto più indietro di quanto lui non pensasse, che in gran parte erano dei brogliacci, degli appunti. Solo alcuni capitoli erano completati, altri no. Era un vero e proprio palinsesto, dice Engels, in gran parte indecifrabile, che solo Engels riusciva a decifrare perché pare ci fossero solo due persone al mondo in grado di comprendere la grafia di Marx, cioè Engels e la moglie di Marx, che però nel frattempo era morta, Jenny Marx. E quindi si mette, di fatto riscrive, completa, finisce delle ricerche. Però il Capitale noi lo conosciamo come un libro scritto da Marx. In realtà è stato scritto da entrambi. Ci sarebbe anche un quarto libro, il cosiddetto quarto libro del Capitale, che uscirà in realtà nel Novecento, sono le cosiddette teorie sul plusvalore, che sono state in realtà risistemate, in parte riscritte da Kautsky, che fu uno dei, diciamo, esecutori testamentari dell'opera di Marx. E
e di Engels e un loro collaboratore, in particolare negli ultimi anni della loro vita. E quindi, diciamo, è una vera e propria simbiosi intellettuale, un rapporto intensissimo, prima a distanza, perché Marx a un certo punto va a vivere a Londra, mentre Engels continua a lavorare per l'azienda di famiglia Manchester. E grazie a questa distanza abbiamo la fortuna di avere questo ricchissimo epistolario fra loro. Si scrivevano una, due, tre volte al giorno. All'epoca ovviamente non c'erano i telefoni, buon per loro non c'era WhatsApp, e quindi comunicavano attraverso le lettere quotidiane in cui si scambiavano opinioni sui libri che stavano leggendo, sui testi che stavano scrivendo, sull'azione politica che stavano dirigendo insieme. Poi a un certo punto Engels si stufa, insomma, di lavorare per l'azienda di famiglia, quindi si fa liquidare la sua parte di socio e grazie a questo può finalmente lasciare il lavoro, trasferirsi a Londra. A quel punto cessa il carteggio fra loro due, però inizia una collaborazione ancora più stretta, si vedevano tutti i giorni e come raccontano in alcuni testi le figlie di Marx, passeggiavano, lei dice, nella biblioteca di Marx, nello studio di Marx, uno da una parte, uno da quell'altra, conversando fra di loro, scambiandosi idee e quasi riflettendo come un unico cervello, elaborando testi, programmi, battaglie. Engels, come è noto, ha dato quindi un aiuto grande a Marx, in primo luogo dal punto di vista dell'elaborazione, ha dato un aiuto a Marx anche dal punto di vista economico. Perché Marx non ha mai avuto un lavoro che gli desse un salario, uno stipendio. E senza l'aiuto di Engels, che invece appunto aveva denari a sufficienza per mantenere Marx e tutta la famiglia di Marx, che era piuttosto numerosa, c'erano tre figlie, perché altri quattro figli in realtà muoiono di stenti, Engels mantiene Marx per molti anni. E Marx non ha mai guadagnato con i suoi testi. Oggi i libri di Marx, il Capitale, sono venduti, tradotti in decine di lingue in tutto il mondo, ma quando Marx era vivo, i suoi libri non erano letti, erano molto poco diffusi. Basti pensare che il primo volume del Capitale, che come vi dicevo è l'unico che esce quando Marx era ancora vivo nel 67, ha una tiratura di 1.000 copie, in tedesco ovviamente, e nessuno lo legge, non c'è nessuna recensione di questo libro, tanto che Engels, sotto falso nome, scrive per dei giornali del movimento operaio una serie di recensioni per suscitare un dibattito. E infatti Marx diceva che in definitiva gli era costato di più quello che aveva speso in sigari mentre scriveva il Capitale di quello che aveva guadagnato con la vendita delle poche copie di questo libro. E in realtà fino al 1871, quindi per molti anni, pensate che abbiamo detto che Marx è nato nel 1818, quindi aveva 53 anni, fino al 1871 Marx era relativamente sconosciuto, al di fuori della ristretta cerchia di alcune organizzazioni del movimento operaio europeo. E diventa invece particolarmente famoso dopo il 1871, fra un po' capiremo perché proprio in questo anno. Facendo un ulteriore passo indietro, noi conosciamo in genere Marx come un grande economista, oggi viene studiato nelle università anche dagli economisti borghesi. Dopo la crisi, quest'ultima crisi economica in cui siamo ancora immersi, che è iniziata nel 2008, molti economisti borghesi riconoscono che l'analisi di Marx del capitale è indispensabile per capire, ad esempio, lo stato di questa crisi, da dove è generata, come potrà evolvere. Però Marx, come vi dicevo, non ha iniziato i suoi studi con l'economia. Inizialmente studiava diritto, poi è passato alla filosofia e ha iniziato a studiare l'economia solo sollecitato da Engels e dagli studi che Engels stava facendo, in particolare da un articolo importante
sull'economia che Engels pubblica su una rivista che Marx dirigeva, gli Annali Franco-Tedeschi. In realtà, più che una rivista, diciamo, è un numero unico, ne è uscito un unico numero, poi è stata proibita, diciamo, dalla censura. In questo primo numero vengono pubblicati una serie di testi di Marx, di Engels e di altri, e in particolare questo testo di Engels che fa riflettere Marx sull'importanza di dedicarsi allo studio dell'economia. E a partire da questa lettura inizia uno studio che poi durerà per tutta la vita. E Engels, che era molto modesto, diceva di se stesso che era stato semplicemente il secondo violino di questa orchestra composta da lui e da Marx. In realtà, come vedete dalle cose che vi ho detto fin qui, è un'espressione assolutamente inadeguata al ruolo che Engels ha avuto nell'elaborazione di quello che invece poi ha preso il nome solo del suo compagno, cioè di Marx. Sarebbe legittimo chiamarlo Marx-Engelsismo, con una parola che non esiste, più che marxismo, perché appunto è stata elaborazione di entrambi. Non solo, essendo Engels vissuto per altri 12 anni dopo la morte di Marx, ha scritto una serie di opere fondamentali che a questo punto portano solo la sua firma e che ha scritto da solo perché Marx era morto, che sono state importantissime per lo sviluppo e la diffusione del marxismo in tutto il mondo. Gran parte delle opere di Marx e di Engels, non so se lo sapete questo, sono uscite postume, cioè dopo la loro morte. Alcune sono state pubblicate dai bolscevichi, dai comunisti russi, dopo la rivoluzione d'ottobre, in particolare da questo grande studioso Ryazanov, che si è dedicato, ha dedicato tutta la sua vita a lavorare sugli appunti, sulle carte di Marx e di Engels. Però pensate che oggi siamo nel 2020, come vi dicevo, celebriamo quest'anno i 200 anni della nascita di Engels, e ne sono passati più di 200, 202, dalla nascita di Marx, eppure ancora oggi una gran parte delle opere di Marx e Engels non sono edite in nessuna lingua al mondo. Perché? Perché in realtà nel Novecento hanno ripreso le pubblicazioni dopo la rivoluzione d'ottobre con un'edizione in Germania, poi era iniziata un'edizione nella Russia sovietica, che poi è stata, diciamo, interrotta in parte dalla guerra, dalla Seconda Guerra Mondiale, e poi è ripresa. Dopo la Seconda Guerra Mondiale è stata nuovamente interrotta col cosiddetto crollo del muro di Berlino, no? Con i fatti dell'89, il crollo dello stalinismo, la restaurazione del capitalismo negli stati operai, e è ripresa soltanto una ventina d'anni fa, nel 98 per esattezza, e è quella che si chiama Mega 2, con una sigla, diciamo, la precedente era ovviamente Mega 1. È il tentativo di pubblicare finalmente, a 200 anni e passa dalla nascita di Marx e di Engels, l'insieme delle opere di questi due autori straordinari. Da quando è ripresa hanno pubblicato, credo, 20-25 volumi in tedesco, alcuni sono stati tradotti in altre lingue, qualcosa anche in italiano. Ma ancora non abbiamo finito di pubblicare tutto quello che hanno scritto. Ovviamente i testi principali già li conosciamo da molti anni, e lì dentro però ci sono, secondo gli studiosi che stanno lavorando a questa opera gigantesca, molte cose importanti, in particolare quaderni di appunti. Marx aveva l'abitudine di prendere appunti nelle più diverse lingue. Marx conosceva 8 lingue, Engels ne conosceva 12. E prendeva appunti su qualsiasi campo dello scibile umano: filosofia, storia, fisica, biologia, matematica, letteratura, geologia, agronomia, chimica, qualsiasi cosa vi venga in mente, Marx l'ha studiata, e anche Engels. E Marx in particolare prendeva decine di quaderni di appunti che ovviamente non erano, come dire, un pezzo intellettuale. Gran parte di quelle cose, di quei dati, di quelle informazioni, di quella scienza, poi la rielaborava e l'ha rielaborata nei suoi libri, in particolare nei cosiddetti Grundrisse, che sono i testi preparatori del Capitale, poi nel Capitale,
E poi in tutti gli altri testi, diciamo, in gran parte rimasti inediti, che ha scritto durante la sua vita. E qual è il succo? Poi lo vedremo nel ciclo di queste, nelle prossime puntate di questo ciclo, della teoria di questi due amici. Beh, innanzitutto loro elaborano, fin dai testi degli anni 40 dell'Ottocento, ovviamente in particolare fin dalla famosa ideologia tedesca, che in realtà verrà pubblicata appunto soltanto nel Novecento dai bolscevichi, elaborano questa che è stata definita, anche se loro non usavano questa espressione, materialismo storico o concezione materialistica della storia. Ne parleremo, credo, meglio in una delle prossime puntate, ma in buona sostanza che cosa intendevano dire loro? Loro intendevano dire, con questa espressione, che la storia andava studiata a partire dalle basi materiali, e cioè in particolare dallo sviluppo socio-economico della società, dell'umanità. E quindi traevano una prima conclusione da questo, cioè loro dicevano che il capitalismo non è sempre esistito, così come i sistemi socio-economici precedenti non erano sempre esistiti, sono stati, per usare un'espressione che loro usavano, storicamente determinati, cioè sono nati a un certo punto, e questo era particolarmente importante per chiarire che non erano, non sono destinati a durare in eterno, nemmeno il capitalismo in cui noi viviamo, che in genere ci viene presentato come un sistema che è sempre esistito in qualche modo, o perlomeno che sempre esisterà, no? La fine della storia. In realtà, secondo i marxisti, secondo Marx, non è sempre esistito e è destinato a non durare in eterno. Di questo ne abbiamo una qualche contezza anche noi e anche chi non abbia mai letto un testo di Marx, nel senso che difficilmente questo sistema sociale può continuare a sopravvivere, visto che sta riducendo l'umanità alla più assoluta catastrofe. Quindi loro dicevano che il capitalismo è nato a un certo punto, e in realtà anche la divisione in classi della società in cui noi viviamo, nel capitalismo e anche nelle diverse classi che ci sono stati nei sistemi di produzione socio-economica precedenti, il sistema feudale, il sistema schiavistico, erano basati su una società divisa in classi. In particolare il capitalismo, che è il sistema in cui loro sono nati, in cui sono vissuti, in cui continuiamo a vivere noi, loro dicevano, è un sistema che si basa sull'esistenza di due grandi classi contrapposte, con interessi differenti, la classe borghese e la classe proletaria. In mezzo fra queste due classi c'è quella che loro definivano una semiclasse, la piccola borghesia o media borghesia. Qual era la differenza fra le due classi e questa classe intermedia? Che la classe borghese è composta da quel ristrettissimo numero di persone, alcune centinaia o poche migliaia in tutto il mondo, anche oggi, in un mondo popolato da circa 7 miliardi di persone, sono poche migliaia i borghesi, che detengono il controllo dei grandi mezzi di produzione, cioè che hanno la proprietà delle industrie, delle principali industrie, delle banche. Sappiamo che questa cosa che hanno detto Marx quasi 200 anni fa oggi è più vera che mai, nel senso che si calcola, insomma, che l'insieme dell'economia mondiale sia in gran parte in mano a alcune decine di famiglie in tutto il mondo, su 7 miliardi di persone, mentre gli altri quasi 7 miliardi non detengono nessun controllo dei mezzi di produzione. E che cosa hanno questi altri che Marx definiva i proletari, questa seconda classe che si contrappone alla prima? Non hanno il controllo dei mezzi di produzione, dispongono solo della loro forza lavoro. E vendono questa forza lavoro, che secondo Marx era una merce di tipo particolare, la vendono al borghese. In cambio ricevono un salario dal borghese. E qui Marx, lo vedremo anche questo meglio, più nel dettaglio, in una delle prossime puntate di questa serie. Marx studia ed elabora il concetto, forse avrete sentito nominare, insomma, questa espressione di plusvalore,
Intendi dire con questo che non c'è uno scambio, diciamo, tra equivalenti fra il padrone e il proletario, fra il borghese e l'operaio. Non c'è uno scambio fra equivalenti, nel senso che è equivalente ma solo nell'apparenza, nel senso che il lavoratore lavora, riceve un salario, ma in realtà il padrone, il borghese, non paga con questo salario la merce, le merci che l'operaio produce, paga la sua forza lavoro, la sua capacità di lavoro. Ma durante le ore di lavoro, che vengono pagate, diciamo, con un salario, il lavoratore in realtà produce molto di più di quello che gli viene in qualche modo dato indietro con il salario. In questo senso non c'è uno scambio tra due cose equivalenti. Non gli viene pagata la merce che produce. Per fare un esempio, l'operaio che lavora nella fabbrica, nella Fiat, e che lavora 8 ore al giorno per produrre delle macchine, produce una ricchezza che è incommensurabile rispetto ai 1200-1300 euro che gli vengono dati alla fine del mese. La differenza fra queste due grandezze, per Marx, adesso un po' schematizzando, è il plusvalore, è quello che genera il profitto del padrone. Quindi il padrone in realtà si arricchisce perché sfrutta il lavoratore e gli dà soltanto i mezzi per il suo sostentamento o poco più. Qual è la grande conseguenza di questa scoperta, che oggi appare quasi una banalità, per quanto venga ancora tenuta nascosta, occultata ai lavoratori, nel senso che ai lavoratori viene presentato questo sistema come un sistema che è sempre esistito in qualche modo, che giustamente dovrà continuare a esistere, e viene presentato tutto questo come normale, non come un fatto di sfruttamento, nel senso che apparentemente il lavoratore è libero di vendere la sua forza lavoro al borghese. Non è costretto, nessuno lo costringe. Tuttavia, chiaramente, se non vende la sua forza lavoro, rimane disoccupato, muore di fame. Quindi, diciamo, non c'è una costrizione fisica come era in altri sistemi sociali precedenti. Ad esempio, nel sistema schiavistico, il padrone dello schiavo possedeva non solo il suo lavoro, la sua forza lavoro, ma possedeva anche il corpo dello schiavo. Nel sistema successivo, c'era una modalità quasi intermedia fra quella dello schiavo e quella dello schiavismo attuale, diciamo, del lavoro salariato attuale. E che cosa succedeva? Che però rendeva più evidente questo sfruttamento. Ad esempio, durante il periodo della cosiddetta servitù della gleba, il servo della gleba, che poi era quello che lavorava la terra, immaginiamo, ipotizziamo, per mezza giornata, la terra del padrone, per mezza giornata per raccogliere i frutti per sé e la sua famiglia, e per gli altri 6 giorni e mezzo per dare il prodotto di questa terra al padrone della terra. E lì era più evidente questo meccanismo di sfruttamento. Oggi funziona in qualche modo in forma simile, però occultata, questa forma di sfruttamento è occultata, perché apparentemente il lavoratore, insomma, viene ricompensato per il lavoro che fa con il salario, però appunto gli viene pagato solo una minima parte in relazione invece alla grande ricchezza che produce col suo lavoro, anche perché nella società capitalistica produrre tutte le merci, tutto quello che, e per merci intendiamo tutto quello che vediamo, che usiamo ogni giorno, che utilizziamo ogni giorno, non solo le automobili, i tavoli, i computer, i telefoni, i cibi, qualsiasi cosa, è prodotto in realtà dai lavoratori, dai lavoratori salariati. I padroni non producono assolutamente nulla, sfruttano il lavoro dei salariati. E quindi che cosa dice Marx? Cosa dice, dicono Marx e Engels? Dicono che la società non è sempre stata divisa in classi. Da quando è iniziato a essere divisa in classi, ci sono state varie modalità di funzionamento dell'economia differenti, tra cui da ultimo quella del sistema capitalistico. Però perché l'umanità possa continuare a progredire è necessario che a questo sistema si ponga fine, e quindi che si ponga fine al sistema della divisione in classi della società, così come si è posto fine al sistema feudale, e così come il sistema feudale a sua volta aveva posto fine al sistema schiavistico, eccetera. E loro pensano che il sistema che deve succedere, deve
venire dopo il sistema capitalistico si chiama appunto sistema socialista. E che cos'è il sistema socialista? È un sistema in cui non c'è più una divisione in classi della società, perché non c'è più qualcuno che detiene il controllo dei mezzi di produzione e di scambio, cioè non ha più la proprietà delle fabbriche, dell'economia, delle banche, così, della terra e così via. Ma la proprietà è collettiva e il lavoro viene fatto non per arricchire alcune decine di famiglie, ma per soddisfare le esigenze dell'umanità. E questo libererebbe, loro dicono, delle energie, delle forze gigantesche. Se oggi viviamo in una società in cui alcuni miliardi, credo un paio di miliardi di persone, vivono con $1 al giorno e si calcola circa 2 miliardi di persone non hanno accesso all'acqua corrente, o all'energia, alla corrente elettrica, eccetera, beh, in un sistema socialista organizzato in forma razionale, quindi non per soddisfare poche decine di famiglie, ma organizzato, pianificato, l'economia in un'economia pianificata in cui si produce quello che è necessario per l'insieme della società, si potrebbero fare dei passi avanti giganteschi, dicono Marx ed Engels. E in parte noi ne abbiamo avuto una conferma indiretta di questa loro ipotesi, nel senso che nel Novecento c'è stata quella grande rivoluzione in Russia, che è stata la rivoluzione diretta dai bolscevichi di Lenin e Trotsky nel 17, che ha dimostrato concretamente che non si trattava di un'ipotesi di due filosofi, che effettivamente, espropriando gli espropriatori, questa era la formula che usava Marx, cioè espropriando il grande capitale, togliendo ai grandi capitalisti il possesso della terra e delle industrie e dell'economia in generale e mettendolo a disposizione della società, beh, questo consentirebbe anche in futuro, evidentemente pensiamo noi anche oggi, già oggi, uno sviluppo incredibile della società. Infatti, dopo il 17 c'è stato uno sviluppo non solo economico, ma c'è stato uno sviluppo culturale senza precedenti. Nel giro di pochi anni un paese come la Russia, che era uno dei paesi più arretrati del mondo, è diventata, no, la seconda cosiddetta superpotenza economica mondiale. Questo è dimostrazione del fatto che il sistema capitalistico è un sistema vecchio, che è costituito un progresso rispetto al sistema feudale, ma che oggi costituisce un sistema arcaico che va, diciamo, rovesciato. Quali sono le conseguenze programmatiche che Marx e Engels traevano da questa loro analisi del sistema capitalistico? Loro dicevano: com'è che questo sistema di una minoranza, tuttavia, riesce a imporsi sulla stragrande maggioranza dell'umanità? Beh, loro dicevano: lo fa attraverso due strumenti. In primo luogo, attraverso lo Stato, che come il capitale, come la divisione in classi, è storicamente determinato, cioè non è sempre esistito. Lo Stato non c'è sempre stato, scusate il gioco di parole, è nato ad un certo punto e quando c'è stato un surplus nella produzione e quindi è iniziata la divisione in classi della società, ben prima ovviamente del sistema capitalistico. C'era uno Stato feudale, c'è stato uno Stato schiavistico. Engels ha scritto un bel libro, L'origine della proprietà privata della famiglia e dello Stato, per dimostrare che queste tre cose, la proprietà privata, lo Stato e la famiglia, sono nati a un certo punto, hanno avuto un certo sviluppo, eccetera. Sono storicamente determinati, per riprendere ancora una volta questa formula di Marx e Engels, non sono sempre esistiti. E loro dicono, quindi Marx e Engels, è attraverso lo Stato, che è la violenza organizzata di una classe, della classe dominante sull'altra, che questo pugno di persone in giro per il mondo riesce a garantire il suo dominio. Ma non è solo con lo Stato e quindi con la violenza, perché lo Stato, diceva Engels, sono gruppi di uomini armati, sono quelli che diremmo noi oggi, gli eserciti, le polizie e così via. Questi sono essenzialmente lo Stato. Lo fa anche attraverso il controllo ideologico, cosa che sappiamo era vera nell'Ottocento, tanto più vera oggi con i mezzi di comunicazione che ci sono oggi, che non c'erano all'epoca, le televisioni, internet e così via. E cioè la classe dominante, per il fatto di essere dominante, cioè di detenere il controllo dei mezzi di produzione, l'economia, detiene il controllo dello Stato e dei governi e grazie a questo anche controlla l'ideologia, controlla quello che le persone pensano in qualche modo. E grazie a questo riesce a fare una magia incredibile, cioè riesce a convincere miliardi di persone, i proletari, la stragrande maggioranza dell'umanità, che stanno vivendo nell'unico sistema possibile
E che è corretto tutto quello che succede, cioè che è corretto che il lavoratore vada a farsi sfruttare 8 ore in fabbrica o in ufficio o in un altro luogo di lavoro e dia la gran parte della ricchezza che produce, la lasci al padrone, no? Grazie all'ideologia dominante, i lavoratori, gli oppressi, pensano questo. Tuttavia, Marx e Engels dicevano: se questo è vero, è anche vero che la storia ci ha insegnato, in particolare la storia, noi possiamo aggiungere, degli ultimi 2 secoli, loro dicevano la storia dell'Ottocento, per questo parlavano del socialismo francese come una delle fonti, cioè questo paese dove ci sono state tutta una serie di rivoluzioni, succede che a volte questo meccanismo si inceppa. Perché si inceppa? Si inceppa perché le due classi fondamentali della società, borghesi e proletari, avendo interessi differenti, tendono a scontrarsi fra di loro per la loro stessa sopravvivenza. Questo scontro fra le classi genera la lotta di classe. Però Marx aggiunge una cosa. Lui dice a un certo punto, in una lettera abbastanza famosa, che scrive a questo suo compagno di lotte con cui aveva costruito un partito, la Lega dei Comunisti, Weidemeyer, che era un ufficiale di artiglieria prussiana, era stato dirigente della Lega dei Comunisti e poi si era trasferito negli Stati Uniti. E grazie a lui lo segnalo, diciamo, che abbiamo un libro importante come il 18 Brumaio, che è uno dei libri più importanti di Marx. Lo abbiamo perché glielo chiese Weidemeyer, lo pubblicò sulla sua rivista negli Stati Uniti. Beh, Marx scrive una lettera a questo suo compagno dicendogli: quello che ho fatto io di nuovo, lo doveva scrivere nel 1852, e quindi non aveva ancora scritto il Capitale, non è stato scoprire che la società è divisa in classi e che queste classi si scontrano fra di loro. Questo, dice, l'avevano già fatto degli storici prima di me, in particolare gli storici francesi, che avevano studiato la storia, no, la cosiddetta Gran Révolution, come la chiamano i francesi, la rivoluzione dell'89-94, 1789-1794, quella di Robespierre e così via, no? Beh, dice, loro già avevano scoperto che la società è divisa in classi e che esiste una lotta fra queste classi. Io ho fatto qualcosa di nuovo. In che cosa consiste? Io, dice Marx, ho teorizzato che questa lotta di classe può svilupparsi e arrivare alla sua logica conclusione, che è la dittatura del proletariato. Marx è il grande inventore di questo concetto. In realtà lo riprende in parte da alcuni teorici che lo avevano preceduto, in particolare da Babeuf, questa figura straordinaria che nasce. Che è attivo alla fine del periodo della rivoluzione francese, no? E che ordisce la cosiddetta congiura degli eguali alla fine, diciamo durante il direttorio, no? Se avete studiato un po' a scuola la storia della rivoluzione francese, sapete che dopo l'89 ci sono tutta una serie di passaggi, perde la testa parecchie persone, prima il re e la regina, su cui ancora continuano a fare dei film strappalacrime, no? La Maria Antonietta, che è poverina, insomma, e così via, e Luigi XVI, eccetera. Dopo varie teste che cadono sul patibolo, no? Sotto la ghigliottina, cade anche la testa di questi grandi rivoluzionari che erano Robespierre, Saint-Just, Danton, eccetera. Poi si avvia all'epoca un'epoca controrivoluzionaria, che è quella del direttorio. Di questo direttorio fa parte Napoleone, e lì nel periodo del direttorio nasce questa congiura dei primi comunisti della storia, che sono questo Babeuf, Buonarroti, un italiano, un toscano e altri, che sono i primi comunisti, veri e propri comunisti della storia. L'idea del comunismo è molto più vecchia, diciamo, risale perlomeno 2000 anni fa, però chiaramente nulla a che fare col comunismo di cui parla Marx. Perché il comunismo di cui parla Marx nasce dopo la rivoluzione industriale, dopo lo sviluppo del capitalismo, dopo l'affermazione di questo sistema sociale putrido in cui tuttora noi viviamo, e lì nasce appunto le due classi moderne, la borghesia e il proletariato, e nasce la possibilità quindi di sviluppare la società in forma diversa, rovesciando la società capitalistica e costruendo una nuova. Beh, questo Babeuf teorizza la necessità di una dittatura. Marx riprende questo concetto e lo elabora nella dittatura del proletariato. In che cosa consisteva questa dittatura del proletariato? Era essenzialmente l'idea della necessità di rovesciare lo Stato borghese attraverso una rivoluzione, romperlo,
lui dice, spezzarlo, sostituirlo con un altro Stato e con un'altra classe dominante, perché lui dice, in realtà sempre c'è una classe dominante, lo Stato sempre è lo strumento di una classe dominante, lo Stato borghese è lo strumento della classe borghese, anche se ci fanno credere che gli Stati e i governi sono dei cittadini, no? Oggi si usa molto questa espressione, i cittadini, noi saremmo tutti uguali, il padrone e l'operaio, in realtà sappiamo che non è per niente vero questo. Anche quando si va a votare, il voto del padrone e il voto dell'operaio non hanno lo stesso peso, diciamo, non c'è una testa, un voto in realtà, perché il padrone dispone dei giornali, di miliardi per fare le campagne elettorali, quindi decide alla fine chi vince e dirige il governo e lo Stato. Beh, lui dice, bisogna spezzare questa macchina, non si può riformarla, bisogna sostituirla con un altro Stato, un'altra dittatura. Al posto della dittatura della borghesia, la dittatura del proletariato. Quindi, quando usa questo termine, ovviamente nulla a che fare con le disgrazie che poi questo termine ha assunto, diciamo, nel Novecento, nulla a che fare evidentemente né col fascismo né col nazismo né con lo stesso stalinismo, che è stata una caricatura controrivoluzionaria del marxismo. Però di questo parleremo magari in altre occasioni. In ogni caso, lui dice, è un altro dominio. A dominare saranno i lavoratori, le masse. Qual è la differenza fra la dittatura del proletariato e la dittatura della borghesia? È che il proletariato è la stragrande maggioranza dell'umanità, come abbiamo visto. Quindi, mentre oggi, tuttora, noi viviamo in una dittatura esercitata in nome e per conto e negli interessi di un'estrema minoranza, la dittatura del proletariato è una dittatura esercitata in nome, per conto e negli interessi della stragrande maggioranza dell'umanità. Però, e qua arriviamo all'ultima parte della mia relazione, come si può arrivare a fare questa cosa qua? Cioè a fare una rivoluzione, rovesciare il sistema capitalistico, sostituirlo con un'altra economia e un'altra democrazia, una democrazia vera? Beh, Marx dice che è necessario costruire un partito, perché qua entriamo davanti, ci troviamo di fronte a un'apparente contraddizione. Marx dice da una parte che la liberazione della classe operaia, cioè il proletariato, sarà opera del proletariato stesso, però poi aggiunge in un altro testo che questo proletariato, come abbiamo visto, è sottoposto all'ideologia dominante, cioè è convinto, lo schiavo moderno, il lavoratore, il proletario, è convinto che sia giusto essere schiavo, è convinto che sia giusto lavorare per il proprio padrone. Quindi come può, se ha questa idea nella testa, fare una rivoluzione e rovesciare il sistema che tutto sommato ritiene essere un sistema giusto? E lui dice, Marx dice, è necessario costruire un partito d'avanguardia. Cos'è un partito d'avanguardia? È quel partito che organizza quei lavoratori che in una determinata situazione entrano in lotta, in scontro con la borghesia. Li organizza il cerchio più ristretto, questo cerchio più ristretto organizza un cerchio più largo, questo cerchio più largo organizza un cerchio ancora più largo, trascina dietro di sé un settore di massa, questa è una rivoluzione. Non era solo un'idea quella di Marx, ci sono state molte rivoluzioni, anzi, se noi guardiamo la storia degli ultimi 2 secoli, è piena di rivoluzioni che hanno funzionato in questo modo. Beh, lui dice quindi bisogna costruire questo partito. In realtà Marx passa tutta la sua vita a cercare di costruire questo partito, con esiti altalenanti. Inizia nel 1846, sono una quindicina di persone, costituiscono il Comitato di Corrispondenza di Bruxelles. Nel 1847-48 entra a far parte di questa organizzazione che si chiamava Lega dei Giusti, poi in realtà quando entra lui cambia nome, diventa Lega dei Comunisti, che è quel partito di alcune centinaia di persone per il quale Marx scrive il famoso manifesto, appunto, di cui abbiamo parlato, manifesto del Partito Comunista. E dopo, negli anni 60, a partire dal 64, Marx partecipa alla costruzione di un'altra organizzazione più grande, più importante, quella che poi noi conosciamo come Prima Internazionale, che all'epoca si chiamava Associazione Internazionale dei Lavoratori, che univa proletari di varie parti del mondo, inizialmente in particolare proletari francesi, tedeschi e inglesi, poi quindi in Europa, poi si estende anche ad altre parti del mondo. E noi non abbiamo tempo qua per raccontare tutta questa vicenda e magari lo approfondiremo nella discussione se vorrete o anche nelle prossime, riunioni. Marx ed Engels hanno passato tutta la loro vita a cercare di costruire un partito rivoluzionario. Perché? Perché erano convinti, appunto, che senza un partito rivoluzionario fosse impossibile guadagnare una parte degli sfruttati alla necessità di rovesciare il mondo in cui si trovano, in cui tuttora noi ci troviamo.
E in questo senso, al funerale di Marx, Marx muore, abbiamo detto, nel 1883, un funerale a cui partecipano una dozzina di persone in tutto, Engels, che tiene il discorso funebre di fronte a questa dozzina di persone, dice una cosa importante, dice Marx era un grande scienziato, ha fatto nel campo dell'economia, delle scienze umane, delle scienze sociali, cose paragonabili a quelle che altri hanno fatto in altri campi, come Darwin, lo paragona Darwin, non nel campo delle scienze naturali. E dice, tuttavia, in lui, adesso cito a memoria, diciamo, la frase in grosso modo era questa, in lui lo scienziato non era neanche la metà del rivoluzionario. Appunto, intendeva dire questo, che tutta la scienza, tutto lo studio che Marx fece dell'economia, il capitale, eccetera, eccetera, li fece per metterli al servizio di un progetto rivoluzionario. In genere è questa parte di Marx che viene cancellata nei libri di storia, di scuola e così via, no? Marx è ridotto allo scienziato, al grande economista, che, a cui tutti, diciamo, davanti a cui tutti si levano il cappello, anche gli economisti borghesi odierni, dimenticando che tutta quella scienza per Marx non era un fine in sé, era il programma, lo strumento per armare il proletariato per fare una rivoluzione socialista. E quindi avevo citato prima il 1871, che è un anno importante, e dedico due parole a questo anno importante. Vi dicevo che fino al 1871 le opere di Marx e Engels rimasero in gran parte sconosciute, non pubblicate. Pensate che lo stesso manifesto del Partito Comunista, che è stato, come abbiamo visto, scritto e pubblicato in tedesco nel 1848, troverà traduzioni in altre lingue soltanto negli anni 70, cioè dopo il 1871, o anche più tardi ancora. In italiano, per dirvi, è stato pubblicato per la prima volta nel 1885, in Francia nel 1872. Beh, cosa succede nel 71 che rende i libri di Marx famosi e in particolare rende famoso Marx? C'è quella famosa Comune di Parigi. Non è oggetto di discussione oggi, i compagni e le compagne che sono interessati a approfondire un po' trovano sul nostro sito web sia degli articoli sulla Comune di Parigi, sia un video che abbiamo fatto qualche settimana fa, qualche mese fa. Beh, però qua ci basti dire qui che fu una vicenda talmente importante che trasformò Marx in una figura conosciuta in tutto il mondo, perché fu addebitato a Marx e all'Internazionale, di cui Marx era diventato dirigente, la prima internazionale, quest'opera grandiosa. Cosa fu la Comune di Parigi? Fu la prima insurrezione operaia nella storia che riuscì a rovesciare, spezzare lo Stato borghese e a costruire un nuovo Stato, uno Stato comune, appunto, come poi lo chiamerà Lenin, che si rifarà a questa storia per replicarla con successo, con maggior successo nel 1917. Purtroppo la Comune durò solo poche settimane, fu schiacciata, l'insurrezione fu il 18 marzo del 71, fu schiacciata alla fine di maggio di quello stesso anno, quindi durò, diciamo, poco più di 2 mesi, però fu una cosa straordinaria perché dimostrò per la prima volta che quelle di Marx non erano delle illusioni o delle utopie, che gli operai effettivamente, come fu a Parigi, potevano spezzare e rovesciare la società borghese e costruirne un'altra. Periodicamente si parla della morte del marxismo, sono 150 anni che periodicamente si parla della morte del marxismo, i giornali, la stampa borghese periodicamente dicono che questo pensiero è morto. Noi pensiamo che non sia così, se siamo qua a studiarlo e parlarne oggi è perché viceversa crediamo che sia di straordinaria attualità. Perché straordinaria attualità? E con questo concludo. Perché in realtà, di fronte alla società barbara in cui ci troviamo, che è il capitalismo, in cui oggi sono evidente, che è evidente non poter garantire all'umanità la sua stessa sopravvivenza, la sopravvivenza del pianeta, la sopravvivenza fisica di noi tutti oggi, no? Davanti a questa pandemia che i capitalisti non hanno nessuna possibilità di contrastare, perché per contrastarla dovrebbero bloccare la produzione, per loro la produzione delle merci viene, diciamo, è posta al di sopra di tutto. Beh, per modificare, rovesciare questa società, la storia degli ultimi 2 secoli non ci ha consegnato nulla di diverso dal marxismo, perché tutti quelli che hanno pensato nel movimento operaio di allontanarsi dal marxismo, di revisionare il pensiero di Marx e Engels, di togliere al pensiero di Marx e Engels le sue armi principali, e cioè il suo programma della dittatura del proletariato, della rivoluzione per imporre un dominio
della maggioranza dell'umanità sulla minoranza, quelli che hanno pensato, cioè i riformisti, le organizzazioni riformiste, che fosse possibile fare a meno di tutto questo, tenere dal marxismo solo un pezzo, che sarebbe l'analisi economica, e cercare di conciliare le classi borghese e proletarie, le due classi che secondo Marx sono inconciliabili, governando insieme ai padroni, ai borghesi, eccetera, hanno prodotto dei disastri. Perché quello a cui siamo di fronte oggi noi non è soltanto la crisi terminale del sistema capitalistico, siamo di fronte anche alla crisi di tutti i modelli riformisti che hanno illuso, cercato di illudere i lavoratori, che si potesse modificare alcuni pezzi di questo sistema ma mantenerlo nella sua essenza. Ecco, Marx diceva che non è possibile riformare il capitalismo, lo diceva lui 170 anni fa, figuriamoci come è vero oggi che questo sistema, diciamo, ha dimostrato tutto il suo putridume. Io concludo soltanto con una cosa, siccome evidentemente poi compagni e compagne che saranno interessati a seguire altre riunioni di questo tipo in cui approfondiremo più in dettaglio, qui è stato, come avete visto, un po' un volo rapido su Marx e Engels, su chi sono stati, eccetera, che potremo poi tuttavia anche approfondire nella discussione con domande e così via. Mi limito a segnalare alcuni testi che penso possano essere utili per i compagni che vogliono studiare, al di là di queste riunioni, questi temi qua. La prima cosa da fare è leggere, ovviamente, i testi di Marx e Engels. Sono molto più chiari di quello che si può credere, e in generale Marx e Engels, anche nei loro testi più difficili, scrivevano in modo molto più chiaro di quanto non facciano tanti che commentano i testi di Marx e Engels, scrivendo spesso delle sciocchezze. E quindi partendo sicuramente dal Manifesto, che è un testo bellissimo e assolutamente comprensibile, leggibile, anche senza avere nessuna particolare preparazione in altri campi, economia, filosofia. Molto più difficile ovviamente è la lettura del Capitale, dalla quale sicuramente non consiglierei di partire. E poi anche questo libretto, Il socialismo dall'utopia alla scienza, che è la riproposizione di un pezzo di un libro che ha scritto Engels, un libretto di 50-60 pagine, in cui molte delle cose che qua io ho detto sono dette in forma evidentemente migliore di quanto non sappia fare io da Engels. Poi c'è questo testo di Lenin che abbiamo mandato ai partecipanti a questa assemblea, non so se tutti avete avuto modo di leggerlo, che è un testo di una 30-40 pagine che Lenin ha scritto nel 1914-15 per un'enciclopedia. Erano le voci dell'enciclopedia su Marx e Engels, è molto semplice. Chiarisce molte cose e affronta anche alcuni dei temi che noi affronteremo nelle prossime riunioni, e cioè che cos'è la concezione materialistica della storia, cioè la filosofia, per così dire, di Marx, che cos'è la concezione economica che Marx ha scoperto, di cui ho dato solo alcuni primi assaggi, diciamo, che co come funziona il sistema capitalistico, come funziona lo sfruttamento, che cos'è questo plusvalore, eccetera, eccetera. Quindi partirei da questi testi qua. Poi chi voglia invece leggere delle biografie a chi voglia leggere le biografie di Marx, io mi sento di consigliare le biografie che ha scritto Marcello Musto, che è questo studioso italiano che insegna e lavora all'estero adesso, che ha scritto una trilogia, in realtà ha scritto molti libri, ma ha scritto in particolare dal punto di vista della biografia una trilogia di Marx molto bella. E il primo libro è Ripensare Marx e i marxismi, che è stato pubblicato dall'editore Carocci e che arriva al primo periodo della vita di Marx, fino a metà degli anni 50, cioè quando Marx scrive questi Grundrisse che abbiamo citato. Un secondo libro è uscito un paio d'anni fa e è Karl Marx, Biografia intellettuale e politica, e copre il periodo che va dal 57, cioè dai Grundrisse, alla morte di Marx, cioè l'83. E un terzo libro che si dedica in particolare agli ultimi 3 anni della vita di Marx, in cui sono successe alcune cose importanti, perché Marx ha elaborato alcune innovazioni della sua teoria, di cui non ho avuto tempo e non ho modo adesso di parlare perché devo concludere, e che si intitola L'ultimo Marx. Ecco, questo studioso non è militante del nostro partito, ma dal punto di vista dei contenuti, le cose che scrive sono assolutamente condivisibili e soprattutto è uno studioso serio.
Segnalo questi tre libri perché nelle librerie, nelle biblioteche troverete decine, centinaia, migliaia di libri su Mas, biografie di Mas, eccetera. Però il 90% di questa produzione è composta da libri illeggibili che scrivono sciocchezze, falsifica la storia, eccetera. Invece questa trilogia è molto utile perché racconta le cose così come sono andate, la storia così come è andata, e quindi sono sicuramente dei testi utili. Io qua mi fermo.